Omicron spaventa il mondo, ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio Draghi pochi minuti fa. Massima cautela e attenzione. L'ultima notizia, shock, arriva dalla Gran Bretagna. Il giornale The Guardian dice: rischiamo 1 milione di casi al giorno. Avete capito bene. Intanto in Italia si proroga lo stato di emergenza e si blindano i confini. Ma ci chiediamo, quanto ci proteggerà dalla variante Omicron? Siamo andati nel laboratorio di genetica dell'Università di Chieti a indagare proprio su Omicron con i nostri Lorenzo Di Pietro e Giuseppe De Masi. A tra poco. Abbiamo visto passare il ceppo di Wuhan, abbiamo visto passare l'Alfa e adesso stiamo cercando e stiamo attendendo l'arrivo della Omicron. 200.000 nuove infezioni al giorno, 1 milione di contagiati in più entro fine anno. Sono i numeri preoccupanti della variante Omicron nel Regno Unito. In Italia è ancora poco presente, ma per capire cosa significano questi dati per noi, siamo andati nel laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti. Questo è il laboratorio di massima sicurezza dove vengono processati i tamponi. Andiamo a vedere se i campioni che stiamo analizzando sono o meno infetti dal SARS-CoV-2. Sono turni di lavoro massacranti, i ragazzi devono stare dentro protetti in massima sicurezza proprio perché il virus viene liberato, in turni di lavoro che vanno dalle 3 alle 6 ore in cui non possono uscire da qua, non possono mangiare, bere, non possono fare assolutamente niente. Questi sono i laboratori che provvedono al sequenziamento del virus, ossia una volta che viene identificata la presenza del virus in un campione, viene letto l'intero codice genetico del virus per vedere quel ceppo se appartiene alla variante, in questo momento abbiamo la Delta fondamentalmente, quindi praticamente si passa da un'analisi che serve a vedere se c'è il virus o meno, a un'analisi che ci dice quale virus c'è. Qual è la velocità di diffusione delle varianti? La variante inglese da settembre 2020 diventò prevalente a dicembre 2020. Quando diventa prevalente in Inghilterra appare qua da noi. E lo stesso è successo sulla Delta, quindi c'è un intervallo di alcuni mesi da che appaiono a che diventano prevalenti. Nel Regno Unito ci ha messo molto poco a diventare, ancora non è prevalente, ma siamo al 40% nel Regno Unito con delle simulazioni veramente preoccupanti. Omicron a vederla è bruttissima perché ha dentro di sé tutte le mutazioni di tutte le altre varianti che avevamo visto fino adesso, ha mutazioni dell'inglese, dell'indiana, della sudafricana, tutto concentrato, quindi è come una squadra di calcio che ha tutti i giocatori più forti, quindi ce l'aspettiamo formidabile. In pratica a destra è la Delta, il numero di puntini colorati che sono le mutazioni rispetto al ceppo di Wuhan è molto minore del numero di puntini colorati che vedete a sinistra nell'Omicron. Quindi l'Omicron ha molte più mutazioni rispetto alla Delta e queste mutazioni sono quelle che ci preoccupano di più perché essendo molte, circa 32 a carico della proteina S, che è quella su cui abbiamo costruito i vaccini, abbiamo il grosso punto interrogativo di come questa variante possa rispondere alle vaccinazioni. Lo vedremo. La cosa più preoccupante è che l'Omicron potrebbe arrivare nel periodo natalizio, quando per tutta una serie di motivi molte persone lasceranno cadere la prudenza. Ecco, quello sarebbe un errore micidiale. E ricordare a chi non si è ancora vaccinato che è opportuno farlo adesso perché la Omicron è veramente molto molto infettiva e molto molto pericolosa. Se Omicron è più forte di Delta e quindi si impone sul territorio, ovviamente la curva di crescita dei contagi avrà un'impennata perché già è in forte salita con Delta, figuriamoci che succede con Omicron. E non a caso pochi istanti fa l'appello del Presidente del Consiglio, chi non si è ancora vaccinato lo faccia al più presto, specie la terza dose, importante farlo, un appello risuonato all'interno del Parlamento. Do il buongiorno al Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, eccolo qua, benvenuto ad Agora Extra. Stefano Bella, infettivologo dell'Università Cattolica di Roma, bentornato. Federica Fantozzi, Huffington Post, buongiorno. Tra l'altro Omicron, guasta feste, abbiamo titolato, ha pure guastato le tue di feste se non sbaglio. Ho spostato la prenotazione della settimana. Dove dovevi andare?
In Alto Adige. È a rischio, regione, provincia autonoma a rischio, specie in queste ore, ma si stanno attrezzando per poter recuperare terreno. Do il buongiorno al presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, eccolo qua, che ci illuminerà sui dati della variante Omicron, la variante Frankenstein, come l'hanno ribattezzata i ricercatori dell'Università di Chieti. Carlo Cambi, buongiorno, la verità, eccolo qua, buongiorno. Bentornato. Tutta la verità. Nient'altro che la verità, ti facciamo dire anche lo giuro, guarda, stai attento. Allora, Cartabellotta, parto da lei. 27 casi accertati finora in Italia, anche se quest'oggi Repubblica dice Omicron già viaggia verso l'1%. Insomma, il punto dolente magari è il tracciamento, lo vedremo con il professor Vella. Però, dal suo osservatorio privilegiato, quello dei numeri, ci può dire se, a quanto pare sembra certo, diventerà dominante, ma soprattutto quando diventerà dominante in Italia, se si può dire, la variante Omicron? Ma guardi, i modelli di simulazione è molto difficile applicarli perché sono condizionati da una serie di variabili, da una serie di bocce che non sono tutte ferme. Noi oggi sappiamo poche cose, però relativamente certe, sulla variante Omicron. Sicuramente è quella che è più trasmissibile, come già è stato detto. Questo è stato rilevato un po' in tutti i paesi. Non sappiamo ancora se la rapida crescita nei paesi che hanno elevati tassi di copertura vaccinale, come l'Italia, dipenda dalla capacità del virus di sfuggire alla risposta immunitaria, dall'aumento di trasmissibilità o da tutte e due le cose. Il secondo problema riguarda l'evasione immunitaria, perché ci sono alcuni studi preliminari condotti in Inghilterra e anche in Sudafrica che dimostrano che c'è una maggiore probabilità di reinfezioni in persone guarite e una ridotta efficacia vaccinale, che però viene recuperata con la copertura con la terza dose. E poi quella sulla severità della malattia, abbiamo visto che in Sudafrica i casi sono stati segnalati prevalentemente lievi, però le evidenze in questo senso non sono ancora robuste. In ogni caso non dobbiamo dimenticare che se una variante è molto più contagiosa, anche se i casi sono lievi, in ogni caso aumenta il numero di casi, aumenta il numero di ospedalizzati e quindi complessivamente certo, l'impatto sul sistema sanitario finisce per essere sostanzialmente poco di avere un impatto rilevante. Allora, l'ultima cosa che volevo dire è che di fatto dal punto di vista pratico non cambia nulla, cioè nel senso noi dobbiamo vaccinare chi non si è vaccinato, accelerare con le terze dosi soprattutto negli anziani fragili, utilizzare tutti i mezzi di distanziamento, mascherine, quelli di protezione individuale, essere prudenti e le autorità e di sanità pubblica pubblicare. A ribadirlo ogni volta, diceva appunto, assolutamente, tra l'altro Vella, ci mancava anche l'evasione immunitaria, insomma ne avevamo già poca di evasione in Italia. Allora, 33% dei casi studiati in Sudafrica, perché sono stati i primi dati che sono arrivati in questi minuti, ci dicono che chi ha avuto Delta si può reinfettare con Omicron anche in tempi rapidi. Però arrivano la buona notizia che con due dosi Pfizer la possibilità di ricovero cala dal 93 al 70%. Questa variante è davvero la Champions League delle varianti? Sì, infatti di dosi ce ne vogliono tre. Ecco, diciamolo. Comunque, perché così si è visto, insomma, che è meglio farne tutte e tre, perché questa variante un po' buca, potrebbe bucare, diciamo, io penso le notizie sul fatto che sia più leggera, che non, insomma, debbano essere confermate, io non ci credo tanto. E comunque, come ha detto Cartabellotta, siccome è estremamente contagiosa, già noi diciamo la Delta, hai visto come ha fatto, questa la Gran Bretagna dice 1 milione di casi al giorno da qui a fine anno, cioè sono cifre apocalittiche. Infatti non capisco perché a Boris Johnson l'hanno bloccato, ha cercato di chiudere un pochettino e insomma non è che l'hanno tardivamente bloccato, un po' tardivamente, però poi l'hanno insomma contestato eccetera, perché invece loro preoccupati sono davvero, ecco, insomma, 1 milione di casi attesi, però sta andando così. Sindaco, noi siamo preoccupati che a Mira, nel veneziano, siano stati trovati due casi di Omicron, era una coppia che tornava dal Sudafrica, o comunque la situazione, date le strutture italiane, insomma, di prevenzione e tracciamento, è sotto controllo, insomma. No, beh, chiaramente dispiace, li abbiamo beccati, ma insomma, penso che dobbiamo cominciare a convivere con questa situazione, cioè io non sono un medico, sento discorsi da 2 anni ormai, ognuno ha le sue ricette. Dobbiamo imparare a convivere, concordo che ci sono i vaccini, si fanno i vaccini, io ho fatto la terza dose, sicuramente la scienza ci continuerà ad aiutare,
dobbiamo aiutarci, proteggerci, però per esempio io sabato sono andato a sciare in Alto Adige, è stato benissimo, c'è un po' di gente in meno, me sta un po' attenti, guarda, che si sta proprio bene. Sta bene. Per cui dico, no, se noi proprio dobbiamo entrare in una logica proprio di convivenza con questa situazione, ripeto, affidandoci alla scienza ma non facendo ognuno i tifosi di una parte o dall'altra. Vediamo come va. Noi, che siamo ancora nell'emergenza. Il Veneto andrà in zona gialla, ma non cambia praticamente niente. Il Natale sarà diverso dall'anno scorso. Volevo dire una cosa per evitare di essere inseguita poi giustamente dagli albergatori dell'Alto Adige. No, mi hanno detto che si è sciato benissimo, che non ci sono stati problemi. Io ho una questione personale, nel senso che ho un figlio che compirà 12 anni a gennaio e preferisco vaccinarlo e andare tutti vaccinati più avanti. E tra l'altro ne parleremo più tardi, quindi lo vaccinerai subito appena avrà la possibilità. Tra l'altro scelgo la vaccinazione, quella con la dose più alta, perché potrei farlo subito, però con la dose pediatrica invece ho fatto quest'altra scelta. Però ecco, sono questioni soggettive. Cambi, dice Vella, Johnson ha provato a richiudere un pochettino, l'Italia sta chiudendo parecchio, nel senso è arrivata l'ordinanza di speranza che chiude ai non vaccinati dall'Unione Europea con l'irritazione di Bruxelles, è la via giusta? Dobbiamo richiuderci? Ma sai, che speranza faccia delle cose giuste è ancora da dimostrare. Detto questo, sì, probabilmente è giusto, solo che chiudiamo con i buoi scappati. Tu hai in tasca, come c'ho io in tasca, un Green Pass che mi dice che per 9 mesi sono a posto, quando in realtà io so, e me lo posso confermare tanto dottor Cartabellotto quanto il professor Vella, che a 5 mesi la mia capacità di essere contagiato e di contagiare è altissima. In questo momento noi abbiamo in giro per l'Italia all'incirca 12 milioni di persone che sono nella capacità di infettare, di essere infettati, ma hanno in tasca un salvacondotto che li autorizza a fare quello che gli pare. Allora la domanda è, la terza dose che ci vuole, lo sapevamo da quanti mesi e da quando siamo partiti a farle, ma ci stiamo continuando a baloccare a dire che siamo stati un modello. No, siamo un modello di inefficienza. Allora, facciamo così, Carlo, giro la tua domanda e poi vado alla Cartabellotta, però prima parto da Vella per chiedergli appunto delle sollecitazioni che arrivano da Cambi. Diceva Crisanti qualche tempo fa, forse abbiamo perso un po' di tempo sulla terza dose, così. Bisogna dire alcune verità, cioè ci siamo accorti un po' tardi che l'immunità vaccinale calava. In realtà diciamo che era anche un po', ce lo dovevamo un po' aspettare, no? Perché l'immunità cala contro tutti i coronavirus, anche quelli umani, noi non riusciamo a combatterli bene, tant'è vero che ogni anno ci ripigliamo i coronavirus nostri. Poi il manuale di comportamento non ce l'avevate. No, ecco, è vero, ogni tanto abbiamo detto una cosa e poi invece è che stiamo scoprendo cose ogni giorno, quindi obiettivamente non credo che siamo molto in ritardo con la terza dose, mi sembra che ieri abbiamo raggiunto un numero importante. Tra l'altro Piano di Figliuolo, che viene spiegato quest'oggi sulla stampa, dice faremo 500.000 iniezioni al giorno da qui a Natale per arrivare a una platea di 4 milioni e mezzo, in modo tale da poter far fronte a quel tempo in più che abbiamo sulla Gambetagna per non farci trovare con quei numeri. Posso fare un'obiezione? Sì, rapido, e poi vado alla Cartabellotta. Il Green Pass fu allargato a 12 mesi perché si sapeva che i medici che erano stati i primi vaccinati avrebbero avuto il Green Pass scaduto. Allora mi fate capire come si mette insieme la previsione di allungare il Green Pass a 12 mesi, poi ridotto a 9, col dire che siamo un modello di prevenzione. A chi la fai questa domanda, Carlo? A Cartabellotta e a Vella. Vediamo se risponde Cartabellotta, che però è l'uomo dei numeri in questo caso. Cartabellotta. No, ma guarda, io posso rispondere, io rispondo a tutte le domande, Senio, come sai. Volevo prima completare la considerazione sulle terze dosi. La prima circolare del Ministero che autorizzava il via libera alle terze dosi è del 16 settembre. E noi di fatto il vero decollo con le terze dosi lo abbiamo visto a partire dalla terza settimana di novembre. Quindi è evidente che a fronte di evidenze scientifiche ormai consolidate sul calo della copertura vaccinale dopo 5-6 mesi siamo partiti un po' in ritardo, ma anche perché le regioni avevano un po' smantellato gli hub, i sistemi organizzativi si erano tarati su un numero di vaccinazioni giornaliere molto più basse.
e nel frattempo altre circolari ministeriali hanno ampliato l'indicazione alla terza dose praticamente a tutta la popolazione, quindi è ovvio che c'è stato una sorta di ritardo inevitabile. Sulla questione del Green Pass io da tempo sostengo che bisogna allineare evidenze scientifiche a strumenti di tipo chiamiamole di tipo giuridico-amministrativi, perché questo crea anche confusione nella popolazione. Se noi oggi sappiamo che mediamente, diciamo, la copertura vaccinale dura 5-6 mesi, non possiamo avere un Green Pass che ne dura 9. Può andare bene per un periodo tampone, perché ci sono sicuramente degli aspetti di tipo anche logistico, pratico, però nel medio periodo, se questa è la finestra temporale di copertura vaccinale, la durata come dire, come dire carta bellotta, alla fine la politica, se si adegua alla scienza, ai dati, deve un po' correrli dietro. La politica, di fronte però a questa necessità di chiudere i confini, l'ordinanza Speranza di cui parlavamo poco fa, irrita Bruxelles, gli americani dicono non andate in Italia, quanto può pesare su una città come Venezia? Pesa tanto e soprattutto bisogna stare attenti a fare dichiarazioni. Cioè, io penso che i medici fanno bene a stare a informarci, a tenerci informato, però poi i risultati della comunicazione, quello che arriva ai cittadini, è un po' complicato da spiegare. Per cui forse ci vuole un po' di prudenza quando si fanno le dichiarazioni, quando si fanno questi provvedimenti così, pensando, ripeto, all'idea che il paese, il nostro paese, vive su un turismo internazionale, vive e dà gambe a un'industria gigantesca in questo senso. Vorrei ricordare che questo è un paese sicuro. La nostra medicina, i nostri ospedali sono veramente all'avanguardia, non siamo per niente in crisi rispetto ai numeri dell'anno scorso. Oggi abbiamo dei risultati straordinari con questo sistema di vaccinazioni, ma anche con la responsabilità dei singoli cittadini. Basta che li guardate in giro per la strada, la gente tiene il distanziamento naturale. Va detto questo, ma anche proprio il comportamento delle persone ha accettato questo. Per quello parlo di condivisione. Deve stare attento il ministro a ricordarsi bene, magari. Allora, la prudenza, diceva il sindaco di Venezia Brugnaro, è quella che ha usato quest'oggi con la cautela ma anche la grande attenzione Mario Draghi in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Francesca Martelli, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Senio. Draghi ha parlato per circa mezz'ora in vista del Consiglio europeo di domani. L'aula non era pienissima, i banchi più affollati erano quelli del PD e di Fratelli d'Italia. Draghi ha ricordato che il Consiglio europeo si concentrerà soprattutto sulla pandemia ma anche su temi economici. Ha detto che per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia serve un accordo strutturale, ma ha anche ammesso che al momento un accordo a livello europeo non c'è. Poi ha citato Papa Francesco sul tema delle migrazioni, ha detto servono corridoi umanitari, ma non può essere solo l'Italia ad attuarli, ma la parte principale del discorso è stata proprio dedicata alla pandemia, all'aumento dei contagi in tutta Europa dovuti alla variante Omicron, e ha anche spiegato perché il governo ieri ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza al 31 marzo, una decisione che è stata presa all'unanimità nonostante le perplessità nelle settimane precedenti di alcuni esponenti della Lega. Vi farei sentire un passaggio proprio dedicato all'invito a vaccinarsi che ha fatto il Premier Draghi. Poi vi chiedo la linea. E allora sentiamolo a questo appello del Presidente del Consiglio sulla vaccinazione, dovrebbe esserci qualche istante. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile. Come dimostra un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose e quasi 17 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza dose. Allora, Bella, quanto è importante ribadire questi numeri, perché a quanto pare non sono ancora stati completamente, come dire, interiorizzati da quella platea. Quanti? 6 milioni e rotti che ancora mancano all'appello? Sì, no, veramente ci sono dei dati, l'ha detto Draghi, giusto, perché una cosa che ha fatto un po' di confusione era il pensare a un certo punto che il vaccino impedisse l'infezione. Poi abbiamo visto che un po', diciamo, la rallenta la possibilità di essere infettati, ma non la annulla, quindi ci si può infettare anche col vaccino. Allora la gente si è un po'
squilibrata, dice ma come, mi ha detto che il vaccino mi metteva al riparo, no. Però invece è vero, perché non, nessun vaccino, pochissimi vaccini impediscono una microinfezione, non so come posso dire, perché chiaro. Il sistema immunitario, prima che, anche se è preparato, prima che va su, dice è arrivato il virus, guarda sta su, è arrivato, allora il sistema immunitario si attiva, va su e lo stronca, quindi l'infettività è più bassa, è più breve e comunque il virus non va giù. È cioè, chiaro, ecco. È chiarissimo. Allora, la protezione del vaccino non è tanto sull'infezione, anche se in ma parte, sugli effetti, sulle conseguenze. Ma sulle conseguenze. E questi dati sono solidissimi. Quindi allora, voglio dire, se non vuoi morire bisogna che ti vaccini. Ecco. Doppio binario, sanitario e politico. Federica Fantozzi ha detto, Draghi, attenzione, cautela, ecco perché abbiamo prorogato lo stato d'emergenza, però abbiamo fatto anche un po' arrabbiare l'Europa. Ma abbiamo fatto arrabbiare l'Europa, probabilmente, abbiamo fatto anche arrabbiare comprensibilmente chi si preoccupa, lavora nel turismo e che si pensa che appena un mese fa avevamo altre aspettative, pensavamo a un Natale quasi normale, no? E quindi con un movimento più incoraggiato. Quello che Draghi ha mandato è un messaggio di cautela proiettato sui prossimi mesi, cioè in sostanza ha detto attenzione, c'è il Natale, c'è il panettone, c'è lo sci giustamente, però fino a primavera non saremo fuori pericolo e dopo non si sa. È un messaggio contraddittorio? Sì, lo è. Noi ieri abbiamo intervistato il professor Aini, se gli abbiamo fatto questa domanda e lui ha risposto che è il virus che è contraddittorio, si procede lui procede a ondate e in qualche modo si procede a tentoni. Io trovo che sia un messaggio forse preoccupante, ma condivisibile. Allora, Cambi, in pratica dice Ainis, l'ho sentito in un'intervista, se il vulcano continua a eruttare, non è che lo stato di emergenza viene meno durante un'eruzione, per giustificare la proroga dello stato di emergenza. Reazioni un po' blande all'interno del governo, un po' tardive anche da parte dell'opposizione, perché Giorgia Meloni ha parlato dopo molte ore sulla proroga dello stato d'emergenza. Cambi, come la mettiamo? Tra l'altro il Super Green Pass, che dovrebbe finire il 15 di gennaio, potrebbe andare oltre. Sì, però vedi, tanto per stare sul vulcano, se il vulcano continua a eruttare, tu non puoi continuare a guardare soltanto l'eruzione. Che facciamo? Ce l'andiamo? Lasciamo che l'Italia in mano al vulcano? Non facciamo spirito che non ha senso. La domanda che io ti faccio è, il Green Pass è stato adeguato? La reazione delle scuole è stata fatta? L'investimento sull'aumento delle terapie intensive c'è? Il distanziamento sui mezzi pubblici è stato attuato? Il rifinanziamento della medicina di territorio a che punto è? Io vedo che Beatrice Lorenzini, per esempio, viene spessissimo in televisione e parla di coerenza, il che è tutto dire, e parla anche di cautele, ma era il ministro che si è dimenticato il piano pandemico o mi sbaglio? La domanda è, basta proclamare lo stato di emergenza per dire che si sta contrastando la pandemia? Allora, bisogna fare anche qualcos'altro. È chiarissimo, Carlo, è anche chiarissimo che il piano pandemico mancava in Italia da 10 anni e tu sai meglio di me che in Italia i governi durano un anno e mezzo. Ergo, sì, facciamo due conti. Ma Lorenzini è stata ministra della salute per 5 anni. Certo, chiarissimo, lungi da me prendere le parti di uno o dell'altro, ma se manca da 10 anni capisci bene che non è che siamo in Germania che c'è la Merkel che sta 16 anni al governo. In 10 anni ne abbiamo cambiati 7-8. Cartabellotta, torniamo ai numeri. Perché da un lato abbiamo detto la variante Omicron diventerà probabilmente, certamente, dominante, ma sui numeri 20.000 ieri, e l'avevamo previsto, Natale, fine dell'anno, a quanti casi arriveremo e soprattutto quando arriverà questo picco, il plateau? Ma guardi, Senio, il problema è che, come dicevo poco fa, è difficile fare previsioni, quindi noi oggi ci possiamo limitare a vedere quali sono i trend di ascesa delle curve. Noi avevamo circa 2.500 casi in media al giorno a metà ottobre, a ieri sera questi sono 18.000, quindi praticamente si sono moltiplicati per 7 sostanzialmente. La cosa importante è che a fronte di questa crescita di casi, l'impatto sugli ospedali fortunatamente rispetto all'era pre vaccini viene ammortizzato in maniera importante. Ecco, solo il 2,35% dei pazienti si ricovera in area medica e solo il 3 per mille in terapia intensiva. Queste percentuali nell'era pre-vaccini, quindi se andiamo un anno fa più o meno allo stesso periodo, erano da doppia a tripla a seconda delle settimane.
Quindi due cose sono certe. La prima è che la vaccinazione protegge dalla malattia grave, come ha detto l'amico Stefano Vella, e quindi bisogna continuare a farla. L'altra cosa importante è che noi abbiamo notato dalla metà di novembre, cioè da quando c'è stata l'accelerazione con le terze dosi, un progressivo declino delle percentuali dei pazienti positivi che si ospedalizzano e vanno in terapia intensiva. E quindi questo ci dice indirettamente che fare la terza dose funziona sostanzialmente. E quindi i dati vanno tutti in quella direzione. Ovvio che, e qua ci va di mezzo la variante Omicron, certo. Se i casi dovessero diventare 400, 500, 600 mila, è ovvio che proporzionalmente noi avremo, seppur con percentuali più basse, un riempimento di ospedali e terapie intensive, chiaro. Cosa che dobbiamo assolutamente scongiurare. Allora, sindaco Brugnaro, lunedì probabilmente il Veneto passerà in zona gialla, arriva la mascherina all'aperto, anche i sindaci, come dire, in alcune città avevano anticipato queste misure. Lei pensa di anticipare altre misure? Leggevo dei tornelli per Venezia, so che la mascherina all'aperto a Venezia è già, come dire, realtà. Ci sono due questioni diverse. I mercatini natalizi, se vengono. Sì, noi abbiamo già fatto l'ordinanza molto prima, ancora al tempo della festa della salute, proprio nei luoghi di maggior ritrovo, proprio per non impedire queste celebrazioni, questo modo anche di poter condividere e vivere la nostra vita. Qui sembra di entrare in un studio medico adesso, mi sembra di essere in un studio medico, ma poi devo uscire. Che è l'ultimo. No, no, ma che va benissimo, però, cioè, ci sta. Dopo però, quando esci dallo studio medico, devi vivere. Allora, le persone, quando hanno finito, spengono, dico, devono andare a prendere il pane, il latte, la frutta, oltre alle vacanze, c'è la vita reale. Allora, noi dobbiamo anche dare un messaggio, cioè, mi pare che sia questo quello che stiamo dicendo, no? Cioè, i risultati, io condivido assolutamente, condivido anche, sono d'accordo con lei, il discorso del rinnovo dello stato d'emergenza, ma più che altro perché consente al governo anche delle misure tecnicamente queste giuridiche che consentono di non dire liberi tutti. Dopodiché bisogna dire la verità, non è più grave come prima, nel senso non la certo. malattia, ma il fatto di essere vaccinati, e io anch'io insisto su questa cosa del vaccino, della mascherina, di un po' di attenzione, lavarsi le mani, ricordiamolo ancora, ma mi sembra che la gente, va detto, è molto responsabile su questo, gli va riconosciuto. In maniera tale che le persone un po' alla volta riescono a convivere con questa situazione. È importante vita questo. Vissuta, diceva, lei è un primo cittadino, i cittadini sono stati, saranno soddisfatti del via libera a 3 miliardi e 8 per calmierare le bollette. Anche quello è un altro fronte che arriva dal grande, questo vede, adesso questo è veramente il grande problema invece, perché allora la Banca Europea dice che è una situazione congiunturale quella dell'energia e dice a marzo torna tutto come prima. La Banca Mondiale, gli americani dicono no, è strutturale. Cosa vuol dire? Rapidissimo. L'energia aumenta in maniera esponenziale il costo. Questi costi verranno scaricati sui cittadini. Il macellaio che vede la bolletta della sua cella frigorifera raddoppiare per 4 dovrà ricaricare la carne. Di conseguenza, siamo stati a Murano qualche settimana fa, Murano addirittura non ne parliamo. Là, insomma, peggio ancora, lì qualcuno ha detto tanto l'energia a marzo tornerà come prima a valori bassi e qualcuno ha spento i forni pensando che a marzo li riapre. I forni poi bisogna ricambiarli completamente. Bisogna cioè, se si ripartono. Bisogna stare, fatemi finire, questa cosa dell'energia farà aumentare l'inflazione. Aumentando l'inflazione noi avremo bisogno di andare a coprire gli interessi enormi del nostro debito pubblico, che sono molti bassi. Chi garantirà? Se Draghi non finisce al Quirinale, gli investitori internazionali sull'acquisto del debito pubblico. Ecco. Ma allora, facciamo così. È legato a questa roba. Chiudo il cerchio. Fantozzi, quanto c'è di politica dietro a questo stato d'emergenza? Draghi si blinda a Palazzo Chigi? Quanto c'è anche nella mancata reazione della sua maggioranza e dell'opposizione? Premesso che qui siamo nel campo delle congetture, una cosa si può nessuno dire. Nessuno si sbilancia tra Cantabellotta e Fantozzi, scienza e politica. Una cosa sicuramente numeri. Si può dire che. Conclamare che siamo nella quarta ondata, siamo nell'emergenza, ci rimarremo fino al 31 marzo, quindi ben dopo l'elezione del Quirinale, è sicuramente un invito alla stabilità del sistema. Stabilità del sistema significa, tenendosi larghi, come dici tu, senza sbilanciarsi, un Presidente della Repubblica che comunque non sia di una parte sola e quindi abbia alla base un accordo, e un governo che rimanga con la maggioranza che c'è adesso, cioè non perda pezzi. A proposito di Quirinale, io ho visto una foto che ha rilanciato ieri lei, sindaco, con Mattarella, giusto? Sono andato a ringraziarlo. Allora, mi dice una cosa, ma ha fatto come Toti che sommessamente Coraggio Italia gli ha chiesto di rimanere o dato che ho visto che hanno dato i suoi fili con Berlusconi non si è sbilanciato? No, partita io, Quirinale complicatissima. Guardi, il Presidente della Repubblica io lo ringrazio per il lavoro che ha fatto. Sono andato a ringraziarlo, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto. Ha una posizione costituzionale assolutamente corretta che io condivido, una persona che ha dato tanto, 7 anni... ha detto che non vuole ricandidarsi e non si ricandiderà, appunto, è una persona seria. È giusto ringraziare e omaggiare una persona. Dopodiché, ripeto... Berlusconi?
Ma Berlusconi sarà il candidato successivo, certo, sarà il candidato successivo se non si deciderà di andare su Draghi. Perché Draghi non può candidarsi, dovranno essere i partiti... Nemmeno Berlusconi potrebbe candidarsi, al Quirinale non ci si candida. Difatti non si è candidato. Io dico soltanto che se vogliamo realmente dare stabilità, dobbiamo dare una agibilità a un presidente che oggi ha fatto presidente del Consiglio, che però da domani mattina, quando finirà Draghi, entreremo in campagna elettorale. Non potrà più avere questa stabilità. Per cui, se vogliamo la stabilità, che io condivido pienamente, dobbiamo avere una persona che comunque è un tecnico, che dà garanzie internazionali. L'identikit certo. è abbastanza chiaro. E questa sarà la prima forma di presidenzialismo in Italia, perché non c'è nessun dubbio che Mario Draghi è un tecnico che ha voluto il Presidente della Repubblica, per cui la logica e la continuità e la garanzia democratica è assolutamente garantita. Questo allora, è l'interesse degli italiani, non delle forze politiche. Chiudo un attimo la parentesi Quirinale. Cartabellotta ha fatto pace con Povia? Ma senso che voglio dire, no, non abbiamo avuto un confronto diretto. Non avete litigato, diciamo, quel tweet, no. Mannaggia, in cui ha citato, io sono andato a guardarmela sta canzone, ha citato la canzone, giusto? Assolutamente sì, purtroppo è stata interpretata, diciamo, come una frase. Però ha citato proprio quel passaggetto. La paternità, insomma, di questa frase. Ha citato proprio quel passaggetto che ha fatto arrabbiare. Ho citato quel passaggetto, che fa parte un po' del mio stile comunicativo, poi può piacere o non piacere, però dico, in un momento in cui è stata sdoganata la libertà di parola a tutti quelli che devono ostacolare il processo di vaccinazione, mi si permetta da comunicatore scientifico di utilizzare anche toni un po' diversi. Poi chi è stato pure bacchettato da Gramellini ieri. Ma Gravellini ha preso uno scivolone, perché mi ha detto che praticamente ho modificato il testo della canzone quando il testo era originale. I giornalisti dovrebbero prima approfondire le fonti prima di attaccare gli altri. Cambi, che mi dici su questo fronte? Ti posso dire che agli operai di Iesi della Caterpillar licenziati non gliene frega assolutamente nulla. Ed è anche abbastanza l'ora di piantarsela, di raccontare che stiamo tutti dietro a questa storia, mentre questo paese, che aveva annunciato una ripresa straordinaria, si troverà impantanato, e abbiamo un problema drammatico di aumento dei prezzi, abbiamo un problema drammatico di lavoro e abbiamo un problema drammatico di tenuta del sistema economico. Quindi per favore, mi fermo qua. Do il buongiorno a Tania Cagnotto, eccola qua, la vedete collegata con noi, madre campionessa indiscussa, un bell'albero di Natale alle spalle e soprattutto testimonial per questa campagna vaccinale per i minori che parte in queste ore a Roma, all'appuntamento allo Spallanzani, se non sbaglio alle 15.30, ma poi parte in tutta Italia domani. Cagnotto, ma prima di entrare nel vaccino tra i minori, c'è una candidata al Quirinale che vedrebbe bene, magari una sportiva? Qualche giorno fa abbiamo ospitato Sara Simeoni. Buongiorno a tutti. Beh, Sara Simeoni non la batte nessuno, anzi la saluto. E poi non, su questo non voglio metter becco, perché non sono la persona adatta. Va bene, ci fermiamo allora giustamente alle considerazioni sui vaccini. Allora, intanto ringrazio il sindaco di Venezia, Luigi Brugnano, per essere stato con noi. Vi faccio